Sono tornati i poeti finalmente, i poeti che partecipano al concorso di poesia L'Aquilone. Sono presenti oggi Attilio Bertolucci ed Edith Brooke. Bertolucci in questo primo terzo di finale e continua naturalmente a proporre Guido Gozzano ed Edith Brooke continua a proporre Sibilla Aleramo. Ricordiamo che Gozzano ha prevalso su Clemente Rebora, la Aleramo su Delio Tessa. E passiamo subito all'estrazione. Al sorteggio. È uscita la lettera E, quindi inizia per prima la lettura Edith Brooke, della quale passo a leggervi come di consueto una breve notizia biografica. Vi rammento che sono gli stessi poeti partecipanti al premio che compilano i curriculum. Edith Brooke è nata in Ungheria, è sopravvissuta alla deportazione, è vissuta in diversi paesi prima di approdare definitivamente in Italia nel 1954 adottando la lingua italiana. Nel 1958 esce il suo primo libro autobiografico, Chi ti ama così. Seguono i racconti Andremo in città, il romanzo Le sacre nozze, i tre racconti raccolti col titolo Due stanze vuote, un romanzo breve Transit, il romanzo Mio splendido disastro e infine nel 1988 Lettera alla madre pubblicato da Garzanti. Ha pubblicato due volumi di poesia, Il tatuaggio e In difesa del padre, un terzo monologo è in preparazione presso Garzanti. Svolge attività giornalistica, televisiva e cinematografica. Ha diretto i seguenti film: Improvviso, Quale Sardegna, Un altare per la madre, dal romanzo di Ferdinando Camus. Ha appena terminato un film documento sulla vita e i problemi quotidiani dei nani. Edith Brooke, due parole su questa poesia di Sibilla Aleramo, quella che stai per leggere. Due parole, sì, si può, perché la Sibilla Aleramo si è occupata moltissimo anche dei problemi delle donne alla sua epoca, perché poi lei è nata nel 1876, quindi poi negli anni 50 si occupava, perché era molto impegnata politicamente, anche dei problemi femminili, quindi era abbastanza, diciamo, una femminista, se si può dire femminista antilettera. Però forse per così problemi umani, quindi diciamo senza dare etichette a nessuno. Questo libro è tutto abbastanza impegnato politicamente, comunque io ho scelto proprio una poesia che riguarda i problemi delle donne di domani. E allora, prego. Incinta sono di te, donna che vivrai nel domani del mondo. In un anno remoto genitrice fu la mia carne. Le mie fibre ricordano. Ogni giorno era oscuro travaglio, fisica sofferenza che volontà dominava e speranza addolciva ineffabilmente. Ora non il seme di un uomo in me, non un embrione del mio sangue nutrito, ma nel mio spirito l'ansiosa proiezione, donna di te, di quella che tu sarai. Come se ti portassi nel mio grembo, io in te mi concentro, creatura nuova, nei lineamenti che tu avrai, creatura tutta vera in una vita di raggiunta verità, redenta la vita d'ogni ferina residuo, più bella questa terra, ogni dì più nel lavoro di tutti, fervido come un inno, inno del concorde genio umano. Ci aveva proprio azzeccato la Sibilla. E adesso il curriculum. Il curriculum di Attilio Bertolucci. Attilio Bertolucci è nato il 18 novembre 1911 ed è vissuto, sinché gli è stato possibile, nella campagna che abbraccia Parma, a distanza giusta dalla piccola capitale d'un tempo. Figlio di media borghesia agraria, discendente da parte paterna di quella alta, a modo suo, ma povera per povertà di terreni, appenninica e cattolica, da parte di madre posta, grande e ricca, bassopadana e pagana. Elementari, ginnasio e liceo, anni sprecati a giurisprudenza, ecco Parma raggiunta, e ne possibilità di incontrare amici e maestri cari, di acquistare e leggere prestissimo l'opera di Marcel Proust, di assistere alle prime di Giovanna d'Arco di Dreyer, di Aurora di Murnau, della Febbre dell'oro di Chaplin. Poi lettere a Bologna negli anni di Roberto Longhi. Nel 38 a Parma con Guanda fonda la Fenice. Dal 51 a Roma assieme alla famiglia con ritorni tutti gli anni a Casarola nell'antica casa Bertolucci. Opere Sirio del 1929, Fuochi in novembre del 1934, La capanna indiana del 51, Viaggio d'inverno del 71, La camera da letto 1984-1988. Ultimo premio ricevuto il Viareggio 1989.
Anche lei, professor Bertolucci, ecco, ci può dire due parole sulla poesia di Gozzano che sta per leggere? Dunque, siamo tornati a un Gozzano non più troppo noto, ma quasi ignoto. È quello delle cosiddette epistole entomologiche o le farfalle. A un certo punto, esaurito il suo repertorio con grande arte, grande artifici anche, del suo io detto con ironia e con compatimento in quella mood che si dice crepuscolare, lui ha avuto un interesse vero, ma non si sapeva mai bene se fosse, per le farfalle, tanto che doveva anche fare il parlato per un documentario cinematografico, pensate, verso il 910-11, per una nota casa torinese, Ambosio, che non è mai stato fatto. Sono rimasti questi frammenti su delle farfalle, che lui da un lato riattaccava a certe poesie, come dire, scientifiche del 500-600 italiano, e dall'altro era influenzato da Maurice Maeterlinck, che aveva fatto La vita delle api, delle formiche. Il risultato cos'è? Come sempre, sono dei pezzi di poesia belli, molto, forse meno in questo, molto nel gusto del Liberty, di cui lui in fondo è il poeta più grande. Farfalle sono molto adatte, del resto. Quella che leggiamo, il frammento che leggiamo, gli è dato poi titolo La messaggera marzolina, ma il vero titolo è Antocharis cardamines. È un tipo di farfalla come un'altra. Io me ne leggo, era difficile leggerle tutte, non era possibile. Faccio un piccolo montaggio e spero che qualcosa venga fuori, insomma. Posso cominciare. Ma primavera non è giunta ancora. È la quinta stagione. Un chiaro marzo con canavesano, inverno già non più, non primavera ancora. È l'anno vecchio tinto a verde d'Enrico l'Amatissimo. Se cantano le allodole perdute nella profonda cavità dei cieli, non sodono le rondini garrire, lasciano appena il delta o la gran sirte, o riposano a Cipro o viaggiano sul cordame d'un legno tunisino. Ma l'antocca rivola e il cuore esulta. È la farfalla della novità, la messaggera della primavera, la grazia mite, l'anima del marzo. Essa avviva la linfa nelle scorze, il brusio, il ronzio, lo stridio risuscita l'incognito indistinto. La primavera non è giunta ancora, ma l'antocca rivola e il cuore esulta. La messaggera della primavera è timida, sfuggevole alle dita, cosciente di sua fragilità. Quasi non vola, s'abbandona al vento e visita la primula e l'anemone, la pervinca, il galanto, il bucaneve. Il vento marzolino fa tremare petali ed ali dello stesso tremito e l'occhio mal discerne le farfalla. L'ali minori, marezzate in verde, chiudono come un calice l'insetto. Insetti e fiori, mimi scaltri, come v'accordaste nei tempi delle origini? Ringraziamo Bertolucci e Edith Brooke e naturalmente vi rivolgiamo il solito invito, il solito appello. Votate o Gozzano o la Alerano, inviateci tante cartoline postali a questo indirizzo. Ricordiamo che sarete proprio voi telespettatori a decidere con i vostri voti quali dei due poeti letti passerà al turno successivo. Ed ora, per quanto riguarda le vicende trascorse del nostro premio, eccovi i risultati della quinta e sesta giornata, quelle cioè che si riferiscono alle trasmissioni del 29 dicembre 89 e del 5-7 gennaio 90. Eseguito lo spoglio delle cartoline postali pervenuteci, la poesia più votata della quinta giornata, che vedeva di fronte Guido Cavalcanti, letto da Mario Luzzi, e Gaspara Stampa, letta da Gabriella Sobrino, è risultata quella di Guido Cavalcanti. Mentre per la sesta giornata, con l'incontro tra Giovanni Boccaccio, letto da Alfredo Giuliani, e Lorenzo dei Medici, letto da Ariodante Mariani, la poesia più votata è risultata quella di Lorenzo dei Medici.